assistevano anziani con gravi patologie, somministrando farmaci senza possedere alcun titolo professionale. Blitz dei NAS, casa di cura chiusa. Il processo, con rito abbreviato per gli imputati nel procedimento Epicentro, il Tribunale di Reggio ha inflitto 53 condanne alla sbarra, presunti boss e gregari delle più influenti famiglie mafiose del Reggino. Passa in Consiglio Comunale la mozione sullo Ius Soli. Adesso il Municipio Abruzzo si impegna a modificare lo statuto per restituire l'immagine di una città libera, aperta, che mette al bando ogni forma di discriminazione. Anche la provincia di Cosenza sarà a fianco della regione per proteggere il nostro mare. Nei luoghi di maggiore criticità vigilerà la polizia provinciale. Tornano ad essere frequentati i centri vaccinali e sempre più cittadini, per lo più anziani, si fanno inoculare la quarta dose del vaccino. Presentata la 17ª edizione di Fattorie Aperte in Sila, sono 20 le aziende che aderiscono al progetto. Questa mattina la conferenza stampa. Anche le suggestioni del Vecchio e il Mare, capolavoro di Hemingway, in scena a Castrovillari. L'opera, riletta in chiave moderna tra luci, musiche e colori, tra gli spettacoli in scena nella città del Pollino, nell'ambito della rassegna Suoni. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque, non avevano alcun titolo professionale, eppure assistevano anziani con gravi patologie, somministrando farmaci senza naturalmente nessuna ricetta, e avevano trasformato una casa famiglia in una casa di cura, una casa di cura abusiva. Blitz dei NAS, questa struttura è stata chiusa. Solo un mese fa, l'operazione La Signora portò i carabinieri del nucleo antisofisticazioni di Reggio Calabria, guidati dal maggiore Giacomo Claudio Moschella, a scoperchiare l'orribile situazione alla casa di riposo abusiva, in cui maltrattamenti e denutrizioni sarebbero stati ordinari e un ospite ci avrebbe perfino rimesso la vita. Ai domiciliari 5 persone, le due titolari e 3 dipendenti. Adesso, sempre i militari reggini del NAS hanno denunciato a piede libero il titolare e una dipendente di una casa famiglia a sua volta abusivamente trasformata in casa di cura. La struttura è stata sequestrata, il titolare deferito per attivazione di struttura sanitaria senza autorizzazioni, abbandono di incapaci in osservanza di un provvedimento dell'autorità. Con la sua dipendente dovrà poi rispondere d'esercizio abusivo della professione sanitaria. I controlli erano partiti già nell'estate 2020. A seguito di gravissime deficienze strutturali e organizzative riscontrate, il Comune di Reggio era stato costretto a emanare un'ordinanza urgente per sospendere l'attività e trasferire gli ospiti. Malgrado questo, accertamenti successivi portarono a scoprire che la casa famiglia avrebbe indebitamente continuato a ospitare anziani. Alla vista dei militari, uno dei dipendenti è stato persino beccato mentre sgattaiolava dal retro con un'anziana in braccio, con tanto di catetere ancora inserito. Per fortuna, gli uomini dell'arma se ne sono accorti e hanno subito bloccato tutto. A seguire la scoperta. A dispetto della perdurante sospensione, la casa famiglia non solo aveva indebitamente proseguito la sua attività, ma si era trasformata in casa di riposo senza alcuna autorizzazione, con 11 anziani ospiti, 10 dei quali con gravi patologie psicofisiche o del tutto allettati, e accuditi da 2 dipendenti senza titoli professionali idonei né le dovute protezioni anti-Covid, vecchie e inadeguate le camere, peraltro con climatizzatori non funzionanti. E i farmaci venivano somministrati senza piani terapeutici. Entro 48 ore, adesso, la convalida del sequestro. Parliamo del processo, con rito abbreviato per gli imputati nel procedimento Epicentro, il Tribunale di Reggio che ha inflitto 53 condanne alla sbarra presunti boss e gregari delle più influenti famiglie del Reggino. Le 'ndrine di Reggio Calabria avevano superato le gravissime discordie di un passato insanguinato da ben 2 guerre di mafia, e al centro del sistema c'erano i potentissimi De Stefano. Si può riassumere così la ricostruzione della pubblica accusa nel maxi processo Epicentro, che in queste ore a Reggio, al termine di 4 lunghi giorni di Camera di Consiglio, ha visto il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale Reggino, Francesco Campagna, infliggere 53 pesanti condanne in rito abbreviato a significativi esponenti delle più note e potenti cosche di Reggio Città, dai De Stefano Tegano ai Condello, dai Libri ai Ficarra Latella. 5 le assoluzioni.
La DDA Regina, guidata dal procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri, aveva chiesto circa 800 anni di carcere complessivamente. Nel maxi processo risultante dei processi Malefix, Metameria e Nuovo Corso, tra i reati contestati ovviamente il 416 bis, ma pure estorsioni, danneggiamenti e altro. Fra le pene inflitte in concreto, 23 anni di reclusione sono stati irrogati a Domenico Calabrò, considerato il consigliori del boss Filippo Barreca, ergastolano a sua volta destinatario di una condanna a 20 anni, come fra gli altri Carmine Orazio De Stefano, Luigi Molinetti detto La Belva, Demetrio Condello, Antonio Libri. Tutto, secondo il GUP Campania, richiama sinergie mafiose ai massimi livelli, con l'Andrina di Archide Stefano Tegano, che emergerebbe però qual è la più potente autorevole, quella di fronte alle quali tutti alla fine fanno un passo indietro. Assolti, invece, Luana Barreca, Giuseppe Campolo, Antonio Cappelleri, Demetrio Gattuso e Maria Modafferi. Passa in Consiglio Comunale la mozione sullo Ius Soli. Adesso il Municipio Abruzio si impegna a modificare lo statuto per restituire l'immagine di una città libera, aperta, che mette al bando ogni forma di discriminazione. La mozione sullo Ius Soli passa con 20 voti a favore. Cosenza come Bologna, apripista, un passo in avanti contro ogni forma di discriminazione, contro tutte le diseguaglianze. È solo il primo atto perché adesso il Municipio Abruzio si impegna a modificare lo statuto per istituire la cittadinanza onoraria per i figli di genitori stranieri che vivono da tempo in città. L'impegno politico che abbiamo portato avanti in Consiglio Comunale con l'approvazione di questa mozione sullo Ius Soli ha ricalcato quello che è l'impronta riformista, progressista, socialista dell'amministrazione comunale. Noi crediamo che i bambini di qualunque nazionalità siano, che vivono nel nostro paese, che vivono le nostre scuole, che vivono i nostri centri, che vivono le nostre chiese e le nostre famiglie, abbiano il diritto che hanno i nostri figli. Per cui penso che sia stato un atto politico importante, che dimostra anche una diversa sensibilità, ma soprattutto una diversa impostazione politica e culturale tra maggioranza e minoranza. Non vi è dubbio che l'approvazione della mozione in Consiglio delinea fortemente il campo nel quale la maggioranza che guida la città ha in animo di muoversi e di agire. Noi abbiamo seguito questa impostazione prima ancora della città di Bologna, perché la mozione è stata presentata molti mesi fa e solo i problemi che ci sono nell'amministrazione hanno impedito di poterla affrontare e discutere come abbiamo fatto ieri in Consiglio Comunale. Ma abbiamo anticipato anche Bologna su questo tema, perché noi riteniamo che sia importante che i bambini di qualsiasi nazionalità siano possano avere il diritto di essersi, perché si sentono cittadini italiani. E Cosenza ha mandato questo messaggio che vuole essere uno stimolo, un impulso nei confronti del Parlamento perché finalmente si possa legiferare in questa materia che noi riteniamo essere importante perché dà ancora di più l'immagine di una città, di un paese solidale e ospitale. Prossimo passo quale sarà proprio in questa direzione? In questa direzione sarà quella di arrivare alla modifica dello statuto. È un fatto politico, è un fatto simbolico, ma è un fatto significativo che caratterizza appunto quella natura solidale, libertaria, democratica, riformista della nostra città. Parliamo di vaccini, non ci sono lunghe code nei centri vaccinali, quelle dei mesi scorsi, ma proseguono le somministrazioni delle quarte dosi agli over 60 e ai fragili. Questa mattina il Vax Day promosso a Cosenza dall'amministrazione comunale e nel centro vaccinale di Via degli Stadi. Seguiamo. Oggi nel centro vaccinale di Via degli Stadi a Cosenza il Vax Day promosso dall'amministrazione comunale in seguito all'accordo raggiunto con l'ASP nel corso dell'ultimo tavolo permanente di concertazione sulla sanità. Solo in mattinata circa 60 le quarte dosi inoculate ad over 60 e pazienti fragili. Sì, la quarta dose perché è scaduto il termine. È scaduto il termine di quelli che mi avevo fatto. Ne ho fatto tre. Io sono per il vaccino, quindi ho aspettato ancora un po' perché parlavano di un vaccino nuovo che usciva a ottobre, novembre, ma mi sono deciso a farlo anche perché ho diverse patologie, è meglio prevenire, sono un soggetto fragile.
La variante Omicron 5 si sa ha determinato un aumento dei contagi e la provincia di Cosenza è quella dove quotidianamente si registrano più casi. Per questo è importante proteggere soprattutto le persone più fragili dalle conseguenze gravi della malattia. Noi abbiamo poche forme di prevenzione. Abbiamo il vaccino, abbiamo la mascherina, abbiamo il distanziamento, ma penso che siano... ormai siano diventati un optional la mascherina e il distanziamento e non sono assolutamente d'accordo, perché ritengo che in ambiente chiuso la mascherina vada tenuta. È una questione di responsabilità nei confronti di chi ci sta vicino e che non sappiamo se è fragile o meno e se ha potuto fare le dosi o meno. Ma quante inoculazioni vengono effettuate quotidianamente? La quarta dose, da quando c'è stata la circolare degli ultra sessantenni, ha avuto un impulso. All'inizio è stato molto più forte, adesso si è stabilizzato. Abbiamo una media di 300 vaccinazioni al giorno in tutti i centri dell'ASP, che sono intorno a 20-25, quelli rimasti aperti. E abbiamo fatto dall'inizio di questa quarta dose circa 9.000 dosi totali. Sembra, almeno a leggere i dati del bollettino, che ci sia una flessione della curva in Calabria. Speriamo che sia così, lo vediamo dai numeri, anche se i tamponi sono di meno quelli analizzati, i numeri dei contagiati, dalle dimissioni che ci sono state e soprattutto dal fatto che ci sono più guariti in questo momento, nelle ultime 24 ore, che contagi. Vediamo. La buona notizia di oggi è che il numero dei guariti nelle ultime 24 ore supera quello dei casi positivi. Scende al 25% la percentuale di positività sui tamponi analizzati sugli 8.286 test eseguiti nelle ultime 24 ore. Le persone risultate positive al coronavirus sono 2.109 in più di ieri. I casi confermati sono così suddivisi: a Cosenza 781, a Reggio Calabria 555, a Catanzaro 412, a Crotone 183, a Vibo Valentia 94, da altra regione stato-estero 84. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 330, meno 21 nelle parti di malattie infettive e 10, meno 2 nelle terapie intensive. 6 le vittime nelle ultime 24 ore, 2813 in totale dall'inizio della pandemia. Parliamo di mare pulito. Questo è l'obiettivo comune in Calabria, quello di pulire le nostre acque attraverso una buona depurazione, e c'è un alleato in più che è la provincia di Cosenza, che sarà al fianco della regione per proteggere le acque nei luoghi di maggiore criticità, e vigilerà anche la polizia provinciale. Tolleranza zero, possiamo sintetizzarla così: la sorveglianza rigorosa delle coste del Tirreno cosentino e delle foci dei corsi d'acqua per evitare sversamenti in mare da parte della Regione Calabria, ma al fianco dell'ente nell'ambito del progetto Mare Pulito c'è anche la provincia di Cosenza in campo con la polizia provinciale per vigilare affinché il nostro mare torni a essere fiore all'occhiello dell'intero territorio. L'operazione Mare Pulito affronta un problema atavico della Calabria con l'obiettivo di impedire sversamenti e inquinamento, di tutelare l'ambiente e la salute, di dare risposte vere ai cittadini e favorire il turismo, grande risorsa proprio della nostra terra. Il presidente Roberto Chiuto ha agito con la sua solita determinazione, con tempismo e capacità amministrativa, coinvolgendo i comuni e l'ARPACAL per il monitoraggio degli sversamenti. Come provincia di Cosenza stiamo cooperando nei controlli, e dunque un sistema istituzionale che opera insieme, in collaborazione, con lo scopo di risolvere il problema nell'interesse dei calabresi e dell'economia della nostra regione. La polizia provinciale sta sorvegliando le foci dei fiumi e le coste. Ho chiesto rigore e costanza. Non tollereremo abusi e tentativi di danneggiare il nostro splendido mare. Il presidente Occhiuto è stato chiarissimo. Sono al suo fianco anche in questa battaglia fondamentale. Brutto episodio a Reggio Calabria, dato in fiamme l'auto di un giornalista, Dario Baccellieri. Era successo in passato anche al padre Gianni, un atto gravissimo, probabilmente una intimidazione legata al lavoro che svolge il collega. Sentiamo il servizio. Per quanto possa sembrare incredibile, ancora una volta a Reggio Calabria i giornalisti vengono presi di mira nel modo in cui spesso si risolvono aspri dissidi tra giovani rampolli dei clan, ovvero banali riti di condominio, col fuoco. Data le fiamme sotto casa sua, l'auto del giornalista sportivo Dario Baccellieri, peraltro a distanza di soli 3 anni da quando fu arso il veicolo del padre Gianni, pioniere del giornalismo radiofonico calabrese ed esperto conoscitore in particolare dell'universo regina.
e anche se, come è normale, di piste investigative concrete potranno parlare solo gli inquirenti, centinaia di commenti sdegnati stanno invadendo il web, dando a intendere che oggi come ieri qualcuno non abbia gradito il linguaggio senza molti fronzoli, punzecchiature frequenti e toni rudi che baccellieri senior e junior non hanno mai lesinato nel programma Talk Sport. Anche rispetto al pianeta Amaranto, che ci fosse di mezzo una sconfitta, un acquisto discutibile o aspetti societari opinabili. Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha espresso la solidarietà della Metro City e del comune di Reggio in pieno consiglio comunale, nella speranza, ha chiosato, che gli autori di questo assurdo gesto siano presto assicurati alla giustizia. E tutta Antenna Febea, in testa all'editore Pino Marra, si è stretta intorno alla famiglia Baccellieri, censurando duramente l'escalation di vandalismo, amplificato, si legge in una nota, dai canali social, in cui si diffondono odio e commenti contro i nostri giornalisti che rasentano l'illegalità, difendendo a spada tratta la libertà d'opinione che vede come linea editoriale solo qualità, competenza e consapevolezza. Questo per quanto riguarda questo grave atto intimidatorio. Parliamo invece di fattorie aperte in Sila. È stata presentata questa mattina l'iniziativa nella sede della BCC Mediocrati, è giunta alla edizione numero 17, un importante volano turistico dell'altopiano silano, 20 le aziende che proporranno degustazioni di prodotti tipici, visite didattiche e mostre, ed è nata anche una rete di imprese. Fattoria aperta in Sila è alla sua 17ª edizione. Anche quest'anno l'evento vede protagoniste 20 aziende agricole e agrituristiche che proporranno degustazioni di prodotti tipici, visite didattiche e mostre. E ci sono anche diverse novità. La più importante è che abbiamo stimolato la nascita di una nuova rete di imprese che si chiama Miele Calabro. Quindi ci saranno aziende che hanno iniziato l'allevamento delle api e quindi la produzione del miele calabro di montagna, sia biologico che non, e questo ci inorgoglisce. Il territorio va utilizzato, non sfruttato, all'interno di tante sfaccettature, tante declinazioni che sono il turismo, l'agricoltura, l'ambiente, lo stare senza offendere la natura, e questo è il nostro principio, perché Fattoria Aperta in Sila Miele Calabro vuole semplicemente offrire territori naturali e in sintonia con la natura. Fattoria Aperta in Sila parte il 30 luglio e termina il 2 novembre, è sostenuta anche dal Parco Nazionale della Sila e dalla BCC Mediocrati. C'è sempre sembrata un'idea che viene accolta ad ampio raggio, ad ampio respiro da tutte le fattorie e tutto ciò che ci gira intorno, che vivono sull'altopiano silano. Siccome noi come parco dobbiamo necessariamente essere inclusivi, dialogare con tutti, non ci è sembrato vero poter appoggiare anche fattorie aperte. Se le fattorie aperte chiamano turisti, come avviene ogni anno, e quindi facciamo in modo che possano visitare un po' queste fattorie, diamo anche un servizio al turismo, e quindi stare vicino al territorio, alle comunità, significa svolgere il ruolo significativo della banca di comunità. Presentato nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro l'avviso pubblico per la concessione dei contributi a sostegno dell'attività sportiva delle persone disabili. Si chiama Includi Calabria ed è il progetto che mira a sostenere l'attività sportiva delle persone con disabilità. Presentato nel corso di una conferenza stampa presso la cittadella regionale a Catanzaro, l'avviso pubblico per la concessione dei contributi. Un sostegno concreto, perché noi andremo a finanziare 1 milione di euro e quindi daremo la possibilità di avere da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 80.000 euro e quindi incentiveremo tutta quanta l'attività che appunto andranno a svolgere o che hanno svolto appunto dal 1 gennaio. Oggi è un gran giorno per la Calabria tutta, si applica quel concetto di sinergia tra istituzioni che rende possibile uno spaccato reale di società civile. È nostra ferma volontà dimostrare che lo sport è un veicolo eccezionale di crescita, di autonomia, di socializzazione e soprattutto, ancor di più, quando il binomio è sport e disabilità. E adesso la pagina dello spettacolo Suoni con Talita De Paola per la seconda serata del Festival a Castrovillari.
Con il riadattamento di Lucillo Santoni, la regia e l'interpretazione di Sebastiano Somma e la collaborazione delle Vibrazioni Mediterranee è andato in scena una delle opere più celebri di Hemingway, Il vecchio e il mare, riletta in una reading teatrale in cui la forza della parola del grande scrittore statunitense viene enfatizzata dall'attenta scelta di musiche, luci e suggestioni. Mi ha colpito la grandezza del testo, ma la bellezza, ma anche tutti i messaggi che lancia Hemingway, la solitudine, la rinascita dopo la sconfitta, l'amicizia, il rapporto con il mare. La scommessa di un vecchio pescatore, la sua disperazione, la sua passione, l'amore verso la natura della forza devastante, la rivincita, tutti elementi con cui Somma gioca in voce, cercando parallelismi con la sua vita e quella di ognuno di noi. Emozioni che sono poi proseguite nel protoconvento francescano, location dell'evento Suoni Festival, con il gruppo Le Vibrazioni Mediterranee, un virtuosismo di melodie evocative e mediterranee. E dalle melodie mediterranee a quelle carioche del Brasile, con Maria Talita De Paola, un tuffo immaginario nel Carnevale di Rio. Sarà una serata brasiliana con tutto, Carnevale, musica popolare brasiliana, la cultura musicale brasiliana. E poi l'eredità allo stile più tradizionale che Maria ha preso da suo padre, il famosissimo compositore zambista Zé Maurizio. Andiamo adesso al Real Cosenza, il centro sportivo che ha visto oggi il primo allenamento a porte aperte del Cosenza, reduce dal ritiro a Sarnano prima, poi l'ultima gara giocata a Cascia. Applausi per i rossoblù, circa 350 tifosi, quindi tantissimi presenti all'allenamento, allenamento molto intenso per i ragazzi di Davide Dionigi, accompagnato appunto dallo sguardo attento dei tifosi, una nutrita rappresentanza, tanti bambini, tante famiglie che hanno seguito questo allenamento all'ombra della tribuna del centro sportivo che da quest'anno e per 3 anni ha una convenzione con il Cosenza Calcio, quindi una struttura che vedrà spesso i rossoblù. I giocatori sono stati attesi insieme allo staff tecnico dai tifosi sulla strada, su Viale Magna Grecia, proprio per incontrarsi e vedersi di persona, anche se a distanza per le regole del Covid che comunque ancora si rispettano. Qualche selfie c'è stato, però grande passione per il Cosenza. E adesso andiamo sulla nostra home page di www.tenonline.tv. Ci sono tante notizie, alcune anche diverse da quelle cui abbiamo dato lettura nel corso del telegiornale. In particolare ve ne segnalo una, l'incidente mortale a Mirto che è avvenuto ieri in serata, e adesso è stato fermato il conducente del mezzo che si è scontrato con la Matiz. Alla guida della Matiz c'era una donna di 70 anni che purtroppo è deceduta. L'uomo di 36 anni, di nazionalità romena, che ha già noto le forze dell'ordine, è stato fermato anche perché, dopo aver provocato l'incidente, è fuggito senza prestare soccorso alla donna, facendo perdere le sue tracce. I carabinieri sono riusciti a identificarlo per poi sottoporlo a fermo di indiziato di delitto per omicidio stradale. L'uomo è risultato privo di patente di guida. Altri episodi molto gravi. Adesso vi lascio alla borsa, noi ci vediamo nelle prossime edizioni del nostro TG. Grazie per averci seguito, arrivederci. Le borse europee chiudono in territorio positivo e Wall Street prosegue sopra la parità. Per l'azionario globale si tratta della seconda settimana consecutiva in rialzo e del miglior mese da novembre 2020, nonostante le persistenti incertezze legate all'inflazione e all'inasprimento della politica monetaria, con lo spettro di una recessione. Nell'eurozona l'inflazione ha toccato un nuovo record all'8,9% tendenziale, aumentando le pressioni sulla BCE per intervenire con un altro rialzo dei tassi consistente dopo quello da 50 punti base di luglio. La crescita della zona euro nel periodo aprile-giugno ha invece sorpreso gli analisti, attestandosi allo 0,7% congiunturale. In Italia l'inflazione è scesa al 7,9% e il PIL è cresciuto dell'1% su base trimestrale, mentre l'economia tedesca ha evidenziato uno stallo nel secondo trimestre.
Così il FTSE MIB di Milano avanza del 2,2%, seguito dal CAC 40 di Parigi a più 1,7%, il DAX di Francoforte a più 1,5%, il FTSE 100 di Londra a più 1,1%, l'IBEX 35 di Madrid a più 1%. Oltre oceano guadagnano terreno il Dow Jones a più 0,3%, l'S&P 500 a più 0,7%, il Nasdaq a più 0,8%, con il listino tecnologico sostenuto da Apple a più 2,5% e Amazon a più 10,8%. Sul Forex l'euro-dollaro torna a 1,02, mentre il dollaro-yen scivola a 133,4. Accelerano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 3,4% a $105,3 e il VTI a più 4,3% a $100,6. Sull'obbligazionario il BTP Bund scende a 220 punti base, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,02%. Tornando a Piazza Affari, avanza soprattutto Saipem a più 4,5%, bene anche Interpump a più 4,7% e Edenia a più 5,7%, quest'ultima dopo i conti. In calo invece Leonardo a meno 7,6% dopo i risultati, poco mosse Amplifon a meno 0,5% e Nexi a meno 0,4%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight.